sta per partire quella libera, quella normale. È partita. Fuoco. Vabbè, lascia quello lì, dai, poi vediamo. Forza, cominciamo. C'è il disegno di legge, quello modifica la... Facciamo le cose normali, facciamo le cose normali. Ah, va bene, perché non capiamo allora. Allora lo facciamo, questo è normale. Era la cosa normale. Ma discutevamo se portarlo o no. Al momento in cui lo portiamo non è mica nominativo. Forse mi spiego, no? Se la giunta vuole discutere un attimo, se affrontare un argomento in giunta lo può fare una volta in cui lo porti, diventa normale. Ok. Allora. Numero 3. Numero 3. Del vicepresidente. Una rescritta approvazione delle modalità per l'utilizzo. Dunque, lo vogliamo aspettare, Claudio? Perfetto, allora saltiamo gli assenti. Allora, assessore Barbagallo. Allora, assessore Barbagallo numero 5, legge regionale 36 del 2000, articolo 1, concessione di contributi per l'attività di selezione del bestiame e effettuazione di controlli funzionali all'associazione regionale degli operatori, impegno di 100.000 euro. Numero 6, assessore Barbagallo, approvazione delle linee guida per i corsi di formazione degli operatori delle fattorie didattiche. Numero 8, assessore Barbagallo, approvazione degli impegni applicabili nella regione Liguria relativi all'attuazione della condizionalità in agricoltura per l'anno 2014. Non già chiesto di portarle io perché non può esserci, ma ci siamo in 7, 6, 2, 4, 6, 6, 8. Numero 9 dell'assessore approvazione allora delle disposizioni per il funzionamento della biblioteca digitale Ligure per la fornitura di contenuti. Va bene. Numero 10, assessore Boitano, assenso alla sottoscrizione della variante all'accordo di programma stipulato in data 6 novembre 1996, modificato nel 18 febbraio 2010, relativo al progetto di recupero paesistico ambientale del borgo di San Fruttuoso di Camogli, assessore Cassino. Questa è una variante che è stata concordata con il parco, con l'arte, con l'urbanistica, con l'intera regione, perché è stato fatto un concerto con l'urbanistica, per sistemare alcune cosine che... sistemato come ad esempio la nuova cabina di Alene che non verrà fatta, verrà potenziata quella esistente, le risorse verranno messe sul risparmio, sulle utili sistemazioni che ci sono da fare lì, che sono poi assegnate al FAI, e per quanto riguarda Frantoio che non viene più realizzato lì, non è stato deciso, verrà realizzata la parte soprastante vicino all'agriturismo con il recupero di un piccolo manufatto che esiste in quella zona soprastante a San Fruttuoso. Allora, volevo dire due o tre cose con l'assessore, ma siccome è una cosa di grande impatto mediatico, le volevo condividere. Allora, ci sono questi lavoretti conclusivi, va bene. Poi c'è una lamentela su alcuni difetti, forse dipendono anche da alcune per il mantenimento dello Stato come era 100 anni fa, con le case come quando è stato. Sì, ho capito, ma se per mantenere lo Stato 100 anni fa piove in casa, diciamo la gente non è contenta. Lì, anche per quanto riguarda la manutenzione, che sono stato la mantiera è su qualche. Di qualche vabbè, ma San Fruttuoso è una cosa che. Guardate che ci occupiamo di tutte le cose. Allora, lì Arte sta dialogando con gli assegnatari. Perfetto. E la soluzione potrebbe essere questa. Con una diminuzione del canone, loro pensano manutenzione ordinaria e straordinaria, quindi queste parti potrebbe essere una soluzione. Vabbè, vedete. Sarebbero d'accordo su questo, lo stiamo facendo in questi giorni. Se riusciamo a fare questo, penso che sia una cosa che va bene. Anche che poi fare va una riparazione. San Fruttuoso costa molto di più che fare un'altra parte. Poi se rimane un secondo punto che è quello dei ristoranti, che ovviamente non affronterà più questa giunta perché non lo puoi affrontare nei mesi estivi. Il problema della regione anche del comune. Voglio dire, si può affrontare un pochino in autunno, ma voglio dire, non è quest'estate. Lì fatevi un po' un'idea, lo dico anche all'assessore dell'attività produttiva. Nel senso che il FAI era stato molto rigoroso e voleva che lasciassero tutte le attuali locazioni. Location, diciamo, localizzazione.
lì ci sono tre ipotesi, come dire, non se ne fa niente, rimane con me, o le lasciano tutte, oppure tengono dentro e fuori, cioè fuori per l'estate, dentro per l'inverno. Cioè, mi rendo conto che è una soluzione anche per l'inverno, mi rendo conto che dal punto di vista, come dire, puramente estetico, non avere l'impatto sull'abbazia, però se non va a mangiare a San Fruttuoso d'estate, lo metto in un locale chiuso, diciamo, no, viene incentivato ad andarci, mettiamo non sulla spiaggia almeno, va bene. Terzo punto, e questo vale anche per Bermangeri, diciamo, bisognerebbe usare sta benedetta, come si chiama? Locanda. Questo bisognerebbe che lo faceste presto, fate come volete, ma usiamolo. L'ha fatto lì dall'assegnazione, stanno per pubblicare, quindi ha fatto domanda. Sì, sì, è che se lo pubblicano adesso, per, cioè, dire, è finito da un posto. Con tempi ristretti. Va bene, via. Numero 11, assessore Briano, articolo 18,2, legge regionale 38/98, ricorsi in opposizione avverso deliberazione luglio 2004, pronuncia positiva via incidenza con prescrizione bene. Di progetto con dilazione. Numero 12, assessore Cascino, opposizione, sì, l'articolo 108. Bene, bravissimo. Provvedimento per la sanzione interna, va bene. Numero 13, assessore Guccinelli, approvazione convenzione con Area Liguria per il supporto tecnico per la revisione degli obiettivi proposti in Italia. Bene. Questo sarà fatto dopo. Sì, le dico già che mi interessa avere una coppia, se non ce l'ha mentre facciamo altro, me la trovo. Dopo. Numero 16, per assessore Twitter, Rambaudi, servizi socio-educativi per la prima infanzia, titolarità pubblica, sostegno ai costi di gestione e impegno di euro. 1.215.428,46. Sì, queste diciamo sono le risorse che abbiamo per sostenere l'asilo nido, anche se dal nazionale, diciamo, sul piano famiglia non è più stato finanziato niente, noi abbiamo una piccola quota come bilancio regionale di 500. Abbiamo una quota con il bilancio regionale di 500.000 euro e prendiamo un pezzo del Fondo Sociale Nazionale in accordo con i comuni, perché comunque gli asili nido fanno parte anche dei servizi che diciamo rientrano nei macro obiettivi di servizio sociale per ora, quindi possiamo utilizzare anche un pezzo del Fondo Nazionale. Volevo specificare che questa è una prima tranche che diamo ai nidi pubblici, poi ci sarà una seconda tranche per i nidi privati accreditati. Avevamo un problema di codici SIO, per quindi un problema tecnico col bilancio, quindi non potevamo adesso impegnare tutti i soldi. I nidi privati sono quelli accreditati, perché noi adesso stiamo facendo l'accreditamento istituzionale dei nidi, quindi il nostro contributo va solo ai nidi accreditati. Okay. Il totale 1,8 sarà poi con la seconda tranche, che è la stessa cifra dello scorso anno, quindi siamo riusciti. Questo a... posto comunicato lo meriterebbe. Sì, ho detto già la cavanna. Perfetto. Numero 17, assessore Rambaudi, riparto anno 2014 del Fondo delle Politiche Sociali e Distretti Sociali per interventi previsti dal piano sociale. Prima tranche, impegno di liquidazione euro 11. No, 11.000 euro. È il fondo sociale, anche qui due parole, nel senso che anche quest'anno abbiamo fatto in modo, anche riducendo ulteriormente alcune spese generali, di dare ai comuni la stessa cifra dell'anno scorso, che sono 19 milioni del fondo sociale, di cui una quota nazionale, una quota regionale, che è questa, la quota nazionale che comunque arriverà, perché c'è già stato un riparto e alla firma il decreto arriverà abbastanza velocemente. Noi l'anno scorso abbiamo, col nuovo piano sociale integrato, cambiato i criteri di distribuzione dei soldi tra distretti e comuni, prevedeva una pluriennalità e un'applicazione graduale dei nuovi criteri. Di fatto non riusciamo a modificare, andare avanti in questa progressione, perché questa progressione prevederebbe, diciamo, avere qualche risorsa in più, nel senso che l'obiettivo politico concordato con i comuni è stato quello che nessuno vada indietro rispetto ai soldi che aveva negli ultimi anni. Quindi se ci fossero risorse in più potremmo andare avanti in un progetto, diciamo, di maggiore equilibrio.
perché negli anni passati è stata fatta una scelta, credo condivisa, cioè condivisibile in quel momento, quindi non è una critica, ma di privilegiare di più i comuni piccoli dell'entroterra e quindi dare un impulso in modo che ci fosse una rete territoriale dei servizi non solo nelle grandi città o sulla costa. Oggi abbiamo ovviamente le lamentele dei comuni più grandi, Genova in primo luogo, che da questi nostri criteri rimangono penalizzati rispetto alla popolazione e alla concentrazione di problemi sociali che sinceramente nelle città grandi sono maggiori. E allora avevamo previsto questa modifica dei criteri, ma insomma questa scelta diciamo comunque è concordata con i comuni capofila, con Genova, Spezia, Savona, insomma i comuni che in qualche modo ci rimettono da questo riparto, che hanno accettato diciamo questa logica di solidarietà e quindi è comunque condivisa, anche se sarebbe stato... Anche su questo fa il comunicato, penso, no? Numero 18, Assessore Rossetti, approvazione dello schema di protocollo d'intesa fra Regione Liguria, Comune di Camporosso e altri per l'attuazione del progetto educativo Educazione alla legalità e alla convivenza democratica. Continua l'azione di educazione alla legalità, c'è Libera, c'è il Forum della Sicurezza Urbana, Comune, Provincia, Questura, tutti comprensivi, ci sono le parrocchie nel partenariato, ci sono le scuole superiori, insomma, può essere un modello di azione collettiva comunale, siamo contenti. Numero 19, Assessore Rossetti, approvazione avviso pubblico per presentazione domani di accreditamento strutture formative macro-tipologia attività di istruzione formativa. Numero 20, Assessore Rossetti, accreditamento strutture formative macro-tipologia di formazione e valutazione. C'è, arriva? Ha delegato l'Assessore Guccinelli, corsi di lingua e cultura italiana, organizzazione d'assise, università degli studi, bene, bene, bene. Poi sacco. Ma mancherebbero le pratiche in sacco di montare le pratiche. Allora, del presidente, concessione del patrocinio. Bene, provata. E questa è dell'assessora Faida, quindi la è uscito adesso. C'è un impegno esterno, proprio oriente. Vabbè, insomma. Che cos'è quella lì? Scusi, cos'è quella lì? Patrocinio, sì. Sì, vabbè, mi sembra un problema. Allora, dell'assessore Vesco, che ha delegato l'assessore Lucinelli, proroga al 30 giugno 2014, modifica integrazione all'accordo quadro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga dell'8 aprile, approvato con il DGR 421 del 2013. Mi scusi, me la sono persa. Gli ammortizzatori della proroga al 30 giugno, modifica integrazione per la concessione. Poi sempre dell'assessore Vesco, presa dato del protocollo d'intesa per il rinnovo dell'utilizzo di lavoratori provenienti dalla società Intermarine, ex Rodriguez, cantieri navali di Pietraligure in cantieri scuola e lavoro. Sì, questo è l'accordo condiviso con i comuni di residenza dei lavoratori interessati per un periodo ancora, sperando che poi il comune approvi il progetto e quindi vengano reinseriti nell'attività lavorativa, diciamo, legata alle fitti. Solamente che il comune si è spaccato, quindi si è rinviato dopo il voto la pratica definitiva dell'intervento. E poi il di chi? No. Chi lo presenta? Rossetti e Cascino, modifica l'articolo 29, legge 36 del 2011. Abbiamo visto e rivisto la questione dell'accompagnamento, eccetera, delle operazioni di dismissione. Abbiamo avuto richieste di ulteriore tempo, sono state accolte, si fa un decreto, a questo punto non c'è più il dubbio che possa andare a incidere sul procedimento agli sgoccioli, per capirci, e vi pregherei di seguire molto rapidamente il consiglio, poi ci sono opinioni diverse, alcuni sono più ottimisti, altri meno, ma comunque nessuno dice che fa danno. L'urgenza? Ma sai...
Dovete vedere, perché a volte l'urgenza poi non so comporta di altri problemi. Pensateci voi, bisognerebbe averlo molto rapidamente approvato, questo è il punto. Poi il resto, magari fate un po' più moffa. Sì, è un problema di poi c'è calo, non calo. Ma poi ci sono argomenti, comunicazioni, allora, una, la richiesta del Gonfalone per la celebrazione. Oggi si sa se viene, oggi. No. Allora, quindi la chiesa del Gonfalone per questa celebrazione, 69° anniversario liberazione a Campo Ligure, 25 aprile. Va bene, vado pure avanti. E poi l'altra comunicazione è assemblea del presidente, sempre associazione dei soci tesi, scuola per la pubblica amministrazione. Spiegate, via. Temis, chi spiega? Rossetti, chi è? Rossetti, Vaiolo, chi? Temis è la società del comune alla quale noi abbiamo partecipato per anni. Lo scorso anno abbiamo richiesto abbiamo richiesto al comune se voleva acquisire la nostra partecipazione, era stata una decisione della giunta di non partecipare più, anche perché è una società che negli ultimi 3-4 anni non abbiamo più utilizzato come società di servizio. Comune l'ha messa nell'elenco delle sue dismissioni, per cui abbiamo soprasseduto per ora a reiterare la richiesta di lasciare la società. In questo momento però sarebbe il caso di scrivere, perché c'era nelle dismissioni, sarebbe stata dismessa e quindi noi avremmo perso la nostra quota con il comune. A questo punto la comunicazione propone, a parte l'approvazione del bilancio, che non abbiamo problemi su questa approvazione, se reiterare nuovamente la richiesta al comune, visto che non è più una di quelle dismissioni obbligatorie per il comune, quindi vedere se ha ancora intenzione di dismetterla oppure se effettivamente vuole acquisire anche la nostra quota. Mi ha chiamato la Presidente. A noi questa cosa qui non serve a nulla, quindi prima. La Presidente mi ha chiamato perché le avrebbero dato l'incarico di vendere l'azienda e lei si dimette in quanto non ritiene di avere le competenze per svolgere con la funzione. Quindi presumo che il rendimento sia quella comunque di smettere di vendere. Ma noi cosa ce ne facciamo di stare lì? Ma noi vorremmo uscire, ma non sappiamo come fare. No, se il comune non acquisisce la nostra quota, non chi possiamo uscire. E a meno che non si dimetta, però la procedura sembra. Vabbè, l'interesse a stare lì per noi è pari a zero. Quindi vedete un po', vogliamo mandare la mente in vendita, la vende al 100%, ma per la nostra quota. Va bene. Vedete voi, sono cose che non servono. Oppure a noi non serve. A noi non serve. Io lo dissi quando entrammo, non mi ricorderete. Ma... Dai, no, non c'eri tu, è roba di prima, credo, no? Lo dissi anche quando entrammo. Vabbè, dai, andiamo avanti. Basta, cartellina rossa. Aiutami Ivan, perché non ho fatto in tempo a vedere nulla. Sì, adesso partiamo dal fondo. Dunque, abbiamo messo due tabelle, abbiamo messo... No, le aziende. Sì, no, quando arrivo io lo chiedo. Allora, no, dicevo sulle schede che avevo visto. No, queste le ho viste. Dunque, se partite dal fondo, noi abbiamo messo una scheda sul personale, lo dicevo anche poco fa, delegazione della SU, in cui si vede che trattarci così male non c'è motivo. Sono due tabelle fondamentali, una che vi prego di vedere perché secondo me è istruttivo nel lavoro che dovete fare anche a livello così politico, elettorale, eccetera, è quanto spende ogni regione, prima pagina, per abitante, per il personale. Allora, premesso che è chiaro che c'è un rapporto, diciamo, di massa critica, no? Che è più facile avere una spesa pro capite bassa per regioni grandi,
nella fascia intermedia noi siamo i meglio, ma siamo praticamente pari anche alle regioni grandi, a parte la Lombardia, insomma, siamo bravi, insomma, questo campo. Poi sarà anche un fatto storico, però insomma, siamo abbastanza bravi, insomma, abbastanza emblematico. La seconda tabella, che è la successiva, è quant'è il costo medio lordo, con ogni riflessi, di ogni dipendente regionale. Noi siamo i migliori d'Italia, migliori, noi spendiamo di meno. Visto dal punto di vista di chi ne percepisce lo stipendio, magari il giudizio è diverso. E Lazio è il doppio di noi, più o meno, sono quasi il doppio di noi. Il che vuol dire che questa critica, diciamo, sul gonfiamento delle fasce alte, possiamo far meglio, dobbiamo far meglio. Sapete che abbiamo deciso di passare da 10 a 9 direttori generali, non come temporaneo atto di volontà, ma come definitiva scelta, diciamo, normativa. Poi si vedrà in futuro se faremo ancora più. Meglio no. E sapete che la riforma introdotta da Gabriele ha impostato la questione dei dirigenti verso una doppia figura, no? Direttori, dirigente di strutture professional, io non sono capace di stare quella più o meno così, il che in prospettiva porta a una diminuzione progressiva del numero di dirigenti, insomma, quindi poi ci saranno ancora cose da far meglio, ma insomma, pare che più o meno c'è molta accortezza. È chiaro che questo non dipenderà solo da quello fatto in questi ultimi 9 anni, sarà l'atteggiamento complessivo dell'ente storicamente, immagino, no? Saremmo stati abbastanza come ente, abbastanza liguri, insomma. Però dal 2005 in poi abbiamo ridotto il numero di gente. Sì. Va bene. Anche quell'evento straordinario delle comunità montane. Intanto ho visto che Renzi nella spending, mentre le comunità montane abbiamo già fatto ben prima che arrivasse Renzi. Poi aggiungo che il martedì mattina prossimo alle 9 ci ha fissato l'appuntamento al governo con il Ragioniere Generale dello Stato, in cui affrontiamo il tema ispezione MEF. Chi viene? Tu? Rossi? Sì, Rossi, Cocchi. Fate voi, insomma. Io ci sono perché sono già lì da lunedì per le regioni, poi mi fermo anche per viaggio, peraltro. Vabbè, tutto questo per dire che i dati macro mi sembrano abbastanza buoni. Io, tra l'altro, vedo che al 2011 quest'anno qui sarà migliorati ancora, perché in questi ultimi anni non abbiamo fatto niente. Va bene. Poi abbiamo messo una scheda delle aziende che vedremo oggi, che sono 3 aziende diverse, sconosciute ai più, partecipate da un fondo di investimento che danno un lavoro in Liguria a 520 persone. Vabbè, i giornali non danno grande rilievo a questa roba, pazienza, insomma, alcuni sì, alcuni no. Però io continuo a pensare che sia una, come dire, un discreto apprendimento quello che facciamo, specialmente questa realtà qui che io ho visitato, ma per molti di voi l'abbiamo mai sentito nominare, 520 persone, per di più, come dire, informatici, che danno un senso, che c'è un sottofondo abbastanza significativo di questa roba. Oliver ha fatto 2 schede, che sono l'housing sociale di Andorra, che verrà presentato oggi in conferenza stampa, presente il sindaco, 1,7 milioni, di cui un terzo nostro, 2/3 loro, più o meno, allora un comune molto, molto ricco. Sì. E so che va certamente Giovanni, perché io sono a Roma, non so se tu sei a Roma anche, no? No, vedete voi, sono chi è interessato. Vabbè, vedete voi, comunque la regione c'è, io ci farò un passo il giorno 3 probabilmente a vederle, così perché tutte quelle che ho detto se è andato quando non posso ci faccio un passo a parte. Mentre invece la seconda scheda è la passeggiata di Pietraligure, che si inaugura il giorno 3 maggio, terzo ed ultimo lotto, primo in cui noi cofinanziamo. È un lavoro molto bello, devo dire, l'ho visto più volte, fatto dal sindaco. Va bene. Dunque, adesso io non mi ricordo se ci sono novità, ma seguiamo un attimo le cose. No, cominciamo da aprile. Andiamo a voglia.
Allora, se, allora se, ma loro però mi hanno chiesto di cambiarla. No, è confermata le tre. No, allora, seguitelo un attimo, seguite, via. No, mi sono persa. Allora, aprile. Allora, Albissola, Gaslini già fatto, poi domani c'è il Sant'Andrea, c'è il pronto soccorso e poi due cose di Amelia. Ecco, via d'Amelia, io ho detto a Renata e a Gabriella Minervini, ti troverai il problema del tema torba sulle spiagge. Noi abbiamo incontrato i sindaci e abbiamo dato delle possibili soluzioni. La soluzione che ci avevano prospettato, soprattutto a Amelia, non era praticabile, però poi ti dico, così magari domani ci siamo. Qualcuno di voi c'è o no? Ci siete voi, no? Io domani non ce la faccio, anche perché... No, ma anche perché non è roba tua. Non l'avevo programmato. No, dico, non è roba tua, è... Se vuoi che venga. No, no, dico, il fatto che siamo lì che viene usato per... Adesso poi ci ha spiegato un attimo. Tu ci sei, vero? Sì, anche domani mattina. Lui gliel'ha spiegato. Comunque domani mattina ci sentiamo anche con la Gabriele. Ho visto una faccia non entusiasta, comunque vedilo un po' tu, dai, per domani. Il primo appuntamento è proprio da immagine. No, perché prima di andare lì puoi fare un salto a... Adesso non sono andato, un salto a Bugnato, ho deciso poi così, faccio un passo domani mattina al di fuori della cerimonia. Va bene, la vedi un attimo tu questa cosa qui, dai, una cortesia. Poi Andorra si è detto, inaugurazione di cui presentiamo la scheda oggi, poi si fanno quattro cose a Sesta, che hanno voluto concentrare perché tutti vanno a scadenza, quindi anche oggi adesso vogliamo fare le cose. E che sono una circonvallazione con un'opera molto grande, un grosso intervento viario, diciamo, che ha seguito ovviamente le infrastrutture. E la frazione di Mangia è una frazione che subì un'alluvione devastante, questo credo che sia la ristrutturazione, sì, ma dico, l'ho detto, ma credo che sia la strada, la piazza centrale. Poi c'è un intervento che è più piccolo, che riguarda la strada, la chiesa e poi la sede a Croce Rossa, che immagino abbia seguito Lorena Rambaldi. Cioè l'assessorato di Lorena Rambaldi. Poi facciamo un paio di cose a Famura, ok, ho detto di togliere il parcheggio, invece è vero che c'è il parcheggio perché è un altro, quindi in realtà c'è anche un parcheggio, è un altro, sì. Cioè, l'ultima volta c'era il cantiere aperto. Sì, ma non sono dimenticato, l'avevo già inaugurato uno, mi sembrava quello. Dopo mille discussioni si è deciso di inaugurare il ponte di Carasco venerdì prossimo, alle ore 15, sembra che sia pronto e quindi effettivamente si riesce a fare 10 giorni. Allora lo inaugurano col, come si dice, doppio senso. Doppio senso? Va bene, ci sarà il senso unico alternato con un semaforo per qualche settimana, qualche giorno. Sì, tentamente. Prima. Quindi vuol dire che ci abbiamo messo meno di 6 mesi dal crollo al ponte nuovo, insomma. Per quanto ci siamo lamentati sono tempi abbastanza rapidi. Prima la magistratura, poi lo sgombero, poi le spalle, poi un po' brutto anche in altri un po' brutto, poi il progetto, poi la gara, poi l'assegnazione, l'esecuzione, l'auto. E poi c'è una piccola cosa che non c'è per colpico. Invece a maggio è quasi tutto nuovo, vediamo un attimo con calma, così ve lo... Dillo un po' tu, Iva, va. Allora, a maggio è più statico, ma già Pietra Ligure e Noli, quindi diciamo infrastruttura e cultura, per capire. Poi? Tra l'altro Noli è Cortese, la Sofia. Quindi anche Renzo. Poi c'è un salto in fondo, c'è l'ipotesi di Albissola Marina. Va bene, altrimenti ci divideremo. Qui ci andrà magari, come si chiama? Angelo, no? Vabbè, vediamo. 5 maggio invece c'è il Campo Rosso, che sono tre cose, la Bernardina, la parte di Palazzo Comunale, poi il Giugno c'è Alba, il Castello, la Notte Regionale e il Casa, che è il nostro.
Vabbè, adesso non dico chi, non dico gli assessori di abbinamento, ma sono ovvi col titolo. Vai. Stiamo lavorando ancora verso il mettere alle 6 la tecnologia della vicina. C'è stato completato in questi giorni una strada con il concetto di esterno. Va bene. Ah sì, non lo sapevo. Non sono dimenticato. Va bene, via, via. Il 9 maggio è il centro giovanile, quello di Pieve. Il 12 maggio c'è la strada di Civezza prima di Pieve. Oh. Ah, è una cosa privata. Il parcheggio di Ceriana. I bastioni di Cervo, che sono stati fatti con un finanziamento. Poi abbiamo fissato l'inaugurazione della scuola materna di Ceriana il 14 maggio, il palazzo comunale di Ceriana. Sarà pronto il nuovo ambulatorio di Dendone. Il 16 maggio c'è la scuola di Maghera. Questa è grossa. Il 16 maggio sembra con i tardi, per tutta la radio. Va bene. Va bene, sono molti di più del solito per un motivo abbastanza semplice, che sono tutti, credo, no? Sindaci che vanno al voto oppure comuni che comunque vanno al voto, e i sindaci tengono a presentare le cose prima di finire. Siccome è un po' antipatico dire tu sì e tu no, abbiamo detto tutti sì, anche con qualche discussione politica qui e là, ma sono paziente, no? Nel senso che ovviamente si dice di sì a tutti, non è che ci sia poi di una parte. E allora qualcuno dei nostri la vede come di cosa volete che vi dica. Chiaro che c'è l'indicazione che ho dato ai miei uffici di dire di sì a tutti, insomma. Non è che possiamo fare diverso. Non si può fare diverso. Va bene. A questo punto vediamo le pratiche del vicepresidente Montaldo. Savona dai Calisti. Ci abbiamo cominciato tanto. Vuole tutto bene? Lì funzionava, era in fortezza. Lui si preoccupava del tutto. No, ma io ho capito, ma hai fatto finta di me. Ho fatto finta di non capire. Allora, forza. Vicepresidente, numero 3, approvazione, una riscritta, approvazione delle modalità per l'utilizzo dei fondi anno 2012 derivanti dalle sanzioni del 2758. Dunque l'articolo 3, comma 6. Allora, queste sono le sanzioni per interventi delle AS sulla sicurezza per il lavoro. Cosa ne facciamo? Di solito si riversano sulla stessa attività, quindi su visto di attrezzature, insomma, sostenere l'attività, o incentivi al personale. E quest'anno però prudenzialmente la proposta è quella di darne soltanto il 50%, perché abbiamo, come noto, una situazione che vorremmo... Vabbè, io ho fatto con Morando, ma ne parliamo oggi, diciamo, dare tempo, ne approfitto per... quindi come dire, non è una situazione semplice, mettiamola così. No. Io comunque ne parliamo dalle tre. Arrivando, ho fatto un po' di aggiornamenti alle tre. Parliamo dalle tre in poi. Volevo solo dire che, che Lorena ha chiesto di anticipare il punto suo, tra virgolette, perché poi ha una visita fatto privata. Organizzarsi per ci sarà le tre e cominciare da quel punto lì. Faccio l'assessore al bilancio e chiedo di rinviare dopo la discussione di oggi. Io sono favorevole, mi sembra ragionevole, anche se poi io insisto sul fatto di darle, perché abbiamo... Facciamo una cosa, scusate, se è possibile, la consideriamo, la lasciamo in fondo per l'ultima. Se poi la discussione di oggi ci porta a dire che per i 500.000 euro possiamo lasciarli, la possiamo approvare. Non è che sia tanto, cioè, non è urgentissimo, voglio dire. No, volete? Però ieri ho incontrato i sindacati, l'altro giorno sono venuti a manifestare. Cosa dite? Cosa dite? Facciamo così?
teniamo per ultimo, poi decidiamo politicamente al pomeriggio se eccetera eccetera. Va bene, allora la proposta è questa, che decidiamo politicamente nel pomeriggio se sia stato approvato o no, ma dal punto di vista amministrativo la pratica è a posto. Allora, numero 4, il vicepresidente e assessore Rossetti, finanziamento provvisorio di cassa alle aziende sanitarie e agli enti equiparati, ARPA, le ARS, l'erogazione mensile a valere sul fondo sanitario per il secondo trimestre 2014, impegno euro 740.328.41. E poi, qualche cosa. Io ho questa, che è una cosa molto bella, poi ho una comunicazione. Avete già fatto dei servizi? Sì. Questa la vorrei discutere in Senato, è nominativa. Allora, protocollo d'intesa tra Regione Liguria, AS2 Savonese, Comune di Toirano, per la realizzazione di un complesso scolastico da realizzarsi nell'edificio di proprietà dell'AS2 Savonese, ex sede dell'Istituto Medico Pedagogico di Toirano. Con questo il comune, noi l'AS si impegna a dismettere un edificio che ormai non è più utilizzato. L'AS, il comune sposterebbe lì tutte le attività didattiche scuole e credo che resti ancora qualcosa per le attività sanitarie. Insomma, cosa, è una cosa sulla quale il comune tiene molto e l'ha già deliberata. Credo nell'ultimo consiglio che hanno fatto, noi se la deliberiamo uguale, non so, va bene. Perfetto. Finito? Bene, certo, quella parte. Allora, volevo parlare giusto di un po' di cose della sinistra. No, volevo condividere con voi una riflessione sulla vicenda fecondazione assistita di cui ho visto l'assessore, ne già parlato. Naturalmente tutto quello che si fa costa. Ah, aspetta, allora finiamo la pratica. Vuoi prendere fiato o vuoi fare pratica? Allora, nell'assessore Caita ci sono due sacco e una fuori sacco. Allora, ce l'hai davanti, sì. Numero 14. Assessore Paita e Buccinaglia, para FSC 2007-2013, riprogrammazione 2014, 7 P, interventi di ripristino messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale del territorio ligure. A seguito degli eventi alluvionali, approvazione terzo programma interventi a favore dei comuni. Leggi solo l'elenco, va per tutti i colleghi. Ma perché lo legga io? No. Volevo solo controllare. Questa qui allora, che comincia con Guerretto, sì. No? Queste sono ancora, questo è FASG, ok? Ed è passo ancora comuni per esaurire, per andare avanti. Esaurire tabella A e tabella B, che sono le situazioni più drammatiche. Quindi qui abbiamo il comune di Gorreto, il comune di Sesto di Levante, il comune di Rocchetta Nervina, comune di Moconesi, comune di Lumarzo e Carpasio. Perfetto. Sono quelle, ecco, a questo punto, ora vado avanti con le altre così vi spiego come sono queste difficoltà. Cioè, qual è quella, sì, poi quella dopo, la numero 15, farà FSC, interventi di ripristino e in sicurezza della viabilità provinciale comunale del territorio, quindi. Approvazione del secondo programma interventi in favore delle province, impegno di euro 1.094.360. Leggi comuni. Qui sarebbero tutte le province ad esclusione di Genova, perché Genova ha avuto tutte le altre interventi, il ponte di Carascole, quindi eravamo già intervenuti sulle strade provinciali. Okay. Quindi ci siamo fatti segnalare dalle province le loro priorità. Temo, diciamo, che con questa cifra, che è veramente poco, si possano risolvere insomma, degli aspetti limitati, perché ci sarebbe bisogno di più. Questa è quella che mi dà un po' più preoccupazione, perché so che nelle province c'erano sicuramente più questo problemi. Questo qui esaurisce il passo, no?
Adesso con un'altra parte esaurisco il passo, ora te lo spiego. Quindi vabbè, qui comunque sono Imperia, la 86, SP86, poi la SP52 di Cetta, la SP548 Valle Argentina e la SP10 di Lenzare, il primo lotto funzionale. Poi sempre Imperia, la SP13 di Gravenola, o Gravenola, provincia di Savona, SP6, poi provincia di Savona, SP18, provincia della Spezia, 370, che è diciamo Monterosso, provincia della Spezia, 38, che è di nuovo un intervento sul Trezzo, dove c'era stato tutto quel problema. La SP24 è un intervento ortonovo alla lama e l'SP16 è nella Avezzano Ligure, praticamente alla provinciale che porta su al borgo di Vezzano. SP8 è Rocchetta Vara. E qui sono, ripeto, sulle provinciali secondo me siamo ancora abbastanza nel maratma. Invece, infine, questi 455.000... Che sarebbe quella fuori sacco? Esatto. Quindi va letta, però. Aspetta. Allora, questa è approvazione, assessore sempre Paite Guccinelli, approvazione del terzo programma relativa alla scheda 7L, interventi sulla viabilità comunale danneggiata dagli eventi alluvionali, para 2013, impegno di 455.602,80. Ecco, questi qui erano i soldi che erano stati destinati a Ortonovo, ok, nella precedente tornata. Siccome Ortonovo non ci ha fatto la richiesta di averli, noi li abbiamo sollecitati più di una volta, può darsi che non siano pronti i progetti, può darsi che, insomma, non riesco bene a capire, tra l'altro poi dobbiamo confrontare anche con voi, perché se per caso qualcosa è arrivato da voi, ma penso su questi punti. Allora li abbiamo rimessi in circolo sullo spezzino, visto che erano destinati a Ortonovo, per fare Arcola, che era bloccato Trebbiano, Lerici, i monti di San Lorenzo, Varese Ligure, c'è un danno nel comunale che si chiama Col di Vara, e tenuti a Ortonovo, dove erano originariamente destinati per una parte di via Molinello, dove poi nel frattempo è venuta un'altra frana. In questo modo il pass è esaurito. Che cosa rimane? Rimane il ragionamento delle accise. Siccome ho appreso positivamente che il 2013 la Società per l'Ambiente lo considera comunque diviso più di tutti, perché così sì. Allora lì non sono state spese tante risorse perché non c'eravamo tramiti, probabilmente sul fatto che fosse più tutti. Io uso quell'elenco lì e vado avanti con la B delle segnalate e cerco di mettere qualcosa in più sulle province in modo tale da rimediare qualche situazione o non segnalata perché le province preferivano segnalare altre oppure sottovalutata. Ne lascerei, se siete d'accordo, ma ovviamente vengo o la prossima o quell'altra ancora aggiunta, lascerei comunque 500.000 fermi perché non si sa mai che possa esserci bisogno. Okay. Qualcosa per finire o tenente, va bene. Vogliamo di no, ma... Quindi uso quelli del 2013 che bene. Volevo dire una cosa più che altro alla commissaria, che mi cerca il sindaco di Castel Vittoria. Il quale dice che lui non so, ha capito male, riteneva che andassero segnalate in questa fase qui solamente le emergenze. E quindi, come dire, non avendo segnalato, come dire, le altre, come si chiama le altre? Allora, praticamente è successo che in effetti il sindaco di Castel di Vittoria è stato particolarmente proprio vigente, forse rigoroso, forse a... Rigoroso, perché andava a segnalare se sicurezza o no. Sì, lui ha segnalato sia andavano,
lì ce l'ho una segnalata, ma adesso sicuro. Gli altri comuni hanno fatto solo urgente, mi sento questo sicuramente. Mi è chiaro, ma lui ha segnalato stato... la dottoressa Minervino. No. Sì, ne avevamo parlato che in effetti poi con i criteri in qualche modo è rimasto. La sostanza che quello è un comune ha colpito moltissimo e poi c'è anche no, bisogna capire se. Noi abbiamo già allocato tutti e tre. Abbiamo dato, come giustamente diceva anche lei, che noi. Potete incontrarlo un po' per cortesia, ragazzi. Non ho capito, perché hanno cercato anche me. Allora, non ho capito se lui non ha segnalato o solo sulla sua urgenza, oppure se non ha risposto alla lettera che abbiamo mandato noi, perché noi avevamo mandato anche una lettera dicendo segnalateci i principali problemi di strade. Questa tabella A, B, di cui vi parlo sempre, è frutto di questa ricognizione che ha fatto la mia parte. Allora, io, se siete d'accordo, lo cerco per capire se la mia parte lui l'ha fatto o non l'ha fatto, eventualmente lo potremmo recuperare, fermo restando, bisogna vedere che casistica è, nelle accise prossime che vengono. Io gli dico questo, se... Ma è così, perché potrebbe sia nelle richieste che ha fatto noi che a te magari aver dobbiamo verificare dove. Io temo che sia. Però è un po' diverso, spiegateci un po', perché io sappiamo. Ma lui a noi, cioè, della protezione civile, ha detto che, siccome non era in servizio in quel periodo, ha destinato meno sulle urgenze rispetto a quelle realmente individuate. E anche per rispondere all'assessore Paglia, perché probabilmente loro non hanno risposto alla lettera. Sì, lui ha avuto un problema familiare, non so, sì, poi il sindaco fa tutto, però gli si è mancato il papà, no? Probabilmente in questo momento non ha anche di sicurezza, ma ha, diciamo così, alcune difficoltà in merito a sommergenze. Noi gli abbiamo detto che comunque, noi sappiamo che entro due mesi avremo. Comunque, siccome noi alla fine bisogna guardiamo la sostanza, il comune è stato molto colpito, poi che sia stato rigoroso e gli altri magari meno, abbiamo avuto dei problemi familiari, che poi tra l'altro credo sia mancato il papà in quel periodo. Se però lui ha avuto molti più danni di quelli che adesso abbiamo finora riconosciuto, abbiamo modo di riconoscere, insomma, cioè, mettiamolo alla pari degli altri, cioè, poi è chiaro che non siamo capaci, non possiamo pagare tutti, però facciamo una cosa equanime. Come diventa il tutto tra, diciamo, strade e non strade, vedete la voce. Va bene, stavo dicendo che volevo affrontare alcune questioni che riguardano la sanità. Dunque, ho visto che l'assessore ne ha già parlato, questa vicenda fecondazione assistita è una cosa molto rilevante. Mi pare che noi dovremmo, come dire, essere in prima linea, diciamo, nell'applicazione. Ora, io non so, adesso, io ero presente quando fu votata quella legge, quindi la seguì anche un pochino. Mi interessava anche molto la materia. Non capisco neanche quanto bisogno ci sia di mettere mano alla norma, perché la sentenza della Corte è molto chiara. Non mi sfugge che questa cosa apra, come dire, una discussione che può essere anche lacerante, diciamo, no? Tra forze politiche, sensibilità di vario genere. E tuttavia credo che dobbiamo attrezzarci per applicare la legge, no? Che personalmente io condivido, ma diciamo indipendentemente da questo, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, voi sapete che qui c'è stata anche tutta un'operazione complessa che ha riguardato Galliera e Evangelico, cui non sono estranee, diciamo, le diverse opinioni, le diverse attenzioni in questa materia. Io ho sempre detto che l'importante è che la struttura pubblica si organizzi per dare una risposta, come dire, a chi vuole una risposta in questo campo.
per me è abbastanza differente che lo facesse un istituto o un altro, insomma. E tra l'altro questa cosa dei due ospedali riguarda anche interruzione di gravidanza, no? In sostanza. Ma naturalmente, come dice una dottoressa oggi che segue il settore, l'altro suo pubblico questa mattina, non ho fatto il tempo, occupato di cose emergenziali, tirano power, piace. Ci saranno dei costi, certo, questa cosa rientra un po' nella discussione di pomeriggio, no? Però insomma, questo è un tema su cui volevo scambiare un'opinione per capire che avessimo un orientamento. Aggiungo due altre cose che riguardano ancora, diciamo, la sanità, che sono legate anche alla cosa di domani o anche alla cosa venuta alcuni giorni fa. Poi, dandovi un mandato, dando a te un mandato, a te e a Guccinelli per i motivi che adesso spiegherò. Dunque, noi abbiamo fatto quella cerimonia, diciamo, dell'università e del DLTM. Però ho capito che quella presenza, diciamo, della Casa della Salute, cioè riguarda tutte le stesse cose, insomma, cioè, nel senso che vanno, poi si spostano. No, io vorrei che faceste un po' una riunione anche con gli uffici del FAS, insomma. In poche parole, diciamo, legato a un punto che poi riguarda anche Sant'Andrea, cioè massimo servizio sanitario alla città di Spezia, massimo sanitario, che è una città che ne ha bisogno, e tuttavia, come dire, attenzione rigorosissima, come dire, alle false spese, non la devo dire. Nel senso che, se ho capito bene, c'è un gioco incastro tra ospedale, ambulatorio, no, non ve lo so manco spiegare, ma credo di essere stato chiaro. Tenete presente che 9 milioni e mezzo per ristrutturare l'edificio sembra decisamente una somma molto rilevante. Sì, capisco. Circa 3 milioni. E tenete presente che noi abbiamo una situazione paradossale nei FAS, nel senso che tra un po' vengono e ci fanno nuovi perché non li contiamo, ma tra un po' poi non possiamo più impegnare perché siamo a tappo. Quindi la situazione è paradossale, veramente. Io non so più come dirlo, non dico dirlo, ma dirlo perché poi dico per me stesso. Ho chiesto a Iva di darci un occhio attento, lo sto facendo, eccetera. Ma noi tra un po' ci troveremo, che non riusciamo più a impegnare perché non siamo malati l'asticella, che non indicottiamo la massa di niente. Ora lo so che alcune paesi non dipendono da noi, no? Depurazione, Zelli, a voi la Bispezia, tutto il fronte della Gola, che in parte ormai abbiamo anche tolto, non gli Azzelli, ma gli altri, in tutto in parte sì. Però questa cosa sui FAS qui va al di là di questa roba. Io non so, forse Enzo dovresti fare una roba su con la tua struttura che se ne occupa e con assessori e strutture, diciamo, una per una, insomma, no? Direi meglio, tu e il bilancio, nel senso che fate un gruppetto, diciamo, di coordinamento, bilancio, FAS, cioè bilancio, autorità di gestione, come si deve dire, e poi dedicarci un po' di tempo, almeno quello che tempo erano tutti poco, ma a uno, dividete un po' i 7-8 assessori che hanno competenza, no? Tutti, meno 2-3, Lorena credo poco e niente, forse niente, urbanistica niente, il personale niente, gli altri compreso Rossetti invece sì, no? Perché bisogna capire cosa sta accadendo, insomma, non va bene. Cioè noi abbiamo una situazione completamente divaricata tra FSE, FES, PSR, perché va benissimo, e il FAS che non va bene. Quindi bisogna mettersi lì e guardarle. Però da una parte si spende attraverso i privati e dall'altra si spende attraverso il pubblico. Beh, guardate che il FES è molto pubblico. Beh, però ce n'è molto. Ma comunque, non te ne fa a lungo, ci siamo capiti. Però adesso, io ho detto molte volte, ma dai, altri, non credo che faccia fatica a fare di più. Dopo Piaggio magari programma da queste riunioni, magari fatene una a due bilancio e inquadramento, perché io vi dico già che per un po' arriverà la delibera della ragioneria, la ragioneria dice che non le posso impegnare,
perché l'asticella è stata raggiunta, perché c'è questa incertezza del taglio. No, ho fatto una riga in settimana, quindi parlo con cognizione di causa. E quindi è un bel paradosso, no? Capite? Che se non potessimo impegnare, perché abbiamo speso l'ira di Dio, vabbè, abbiamo speso poco, e non poter impegnare c'è qualcosa che non va. Quindi la cosa riguarda 10 di noi, sono forse anche meno di 10, no? Personalmente. Okay. C'è un capitolo. In questo quadro qui, guardatevi bene questa cosa qui di un ospedale, insomma. Facciamo una riunione con il comune distretto ASL e guardiamo gli spazi che ci sono e l'uso finale di questi spazi. Ed evitiamo false spese, insomma. Questo è chiaro. Cioè, evitiamo, è chiaro che i servizi vanno dati anche se sono per pochi anni. Però forse una cosa è il Sant'Andrea che rimane per qualche anno in ospedale di Spezia. Una cosa è un ambulatorio, tra l'altro che si è già affrontato, un ambulatorio in più la città che non ne aveva proprio. Guardate, vado un po' bene. Poi dico solo che quella è una parte di città importante, sì, dove quella presenza è stata chiesta per anni e anni, anni. Sì. Secondo me ha un senso. Poi, no, il problema è capire quanti mesi ci sta, capito? Sì, certo, ma io credevo che fosse una cosa che non è. Dunque, a me ha detto Forcieri che al 31 dicembre 15 loro pensano di essere lì dentro. Se è così. Ma io avevo capito, sì, però c'era una possibilità. Ci stava la permanenza anche. Ci stava un'università distretta, c'era una spazio. Io non sono capace a darvi la soluzione. Io lo so così, per questo che non so che ci sono tre cose. Sì, ma facciamo una verità. A me dice che lo spazio in cui adesso andrebbe quella, è molto temporaneo. Quindi... Vabbè, comunque, il titolo l'avete capito. Dai. No, il secondo titolo è Santa... Eh? Come? È una indicazione, no? Vabbè, dai, riguarda, poi... riguarda le persone, va fatta in... Vabbè, poi sono occupate, la giusta. Beh, insomma, diciamo che... Vediamo, dai. Il tema è chiaro. Il tema è chiaro, dai. No, la seconda questione, volevo fare il punto su ospedale, eccetera. A me pare che stiamo andando bene, insomma. So che Claudio se ne sta occupando con... Allora, è arrivato ieri il... provvedimento, non so cosa sia, insomma, ce l'ho visto ieri sera, mandato subito del Ministero che autorizza il finanziamento dei 120, quanti sono, insomma, dei soldi che abbiamo. Quella mail fatta a chi ne è, per capirci? Quella mail che ho fatto a chi ne è? Sì, ma no, ma io ho scritto a chi ne è non perché fosse competente lui, perché ci dà retta di solito. Sì. Vabbè, siamo comunque, questo è a posto, e quindi finanziamento è a posto. Questa settimana bisogna risolvere ancora qualche problema della sovrintendenza su Sant'Andrea domani, però abbiamo mandato la documentazione che abbiamo chiesto in integrazione. Anche dunque, a me pare che l'ufficio, ma per confermare, tu ci dica dove noi siamo in grado di pubblicare la gara a fine mese, inizio mese. Manca questo tassello, credo che il Consiglio Comunale abbia fatto quella variante che era salutata per che era una sera. Sì, però non credo che abbia inciso sui tempi nostri, no? No, però ci serviva per Sant'Andrea. Va bene, lì poi c'è stato un tema sovrintendenza che però mi pare in corso di ridimensionamento, quello che sta sistemando. Perfetto. Risposta a Michela. Abbiamo mandato tutta la documentazione. Va bene. E poi c'è il tema Sant'Andrea che ti prego di verificare. Ho saputo ieri una richiesta dalla ASL che io vedrei negativamente, insomma. Non sai nulla. Ho letto una mail. Hanno scritto, hanno scritto, ma adesso io non, se tocchiamo lì, il fio finisce. Sono per non toccare. Poi casomai si farà delle interventi. Adesso non possiamo. Credo che l'idea stia tenendo un pezzo per dire la ASL. Credo. Io sono. Vabbè, dai, vedo da tu. Se ne parla dopo. Insomma, stiamo parlando di uffici. No, siccome lì ho visto che. Oh, Gido continua a metterla come una cosa finta, mentre una cosa sta vera. Cioè, tutti i soldi di altri governi li hanno messi lì, ci sentiamo dire come una cosa finta. Insomma. Adesso, va bene. Il non del vero, sono stato a fare una cosa in TV con lui, è stato.
conosciuto, che c'è, l'unica cosa che dice, mancano i 23, che dopo che abbiamo a bilancio. I 23 potrebbero essere, con i bassi sono meno di 23, no? Sì, sì, vabbè, ma comunque, potresti anche fare una locazione finanziaria per prendere macchine, ma, no? Diventano 2 milioni l'anno, vabbè, comunque. Insomma, è chiaro che noi non cominciamo i lavori veri e propri, però se abbiamo l'affidamento, se facciamo il contratto, noi finiamo il lavoro. Cominciamo la progettazione esecutiva. Sì. Va bene. No, l'ultima cosa è Sant'Andrea, e sta un po' sul filone di quello che ho detto prima, no? Naturalmente qui sono molto più cauto. Adesso noi domani inauguriamo il pronto soccorso, quella roba lì. Siamo andati un po' lunghi su alcuni lavori molto cospicui, diciamo, che devono partire nei prossimi mesi. Bisogna fare un po' sulla tempistica di questi lavori e sul numero di anni che hai di utilizzo, diciamo, a lavori finiti. Naturalmente qui la cosa è diversa dall'altra, per essere ancora più attenti. Nel senso che, insomma, ci capiamo bene, per un po' questo va all'ospedale di Spezia, è piccolo, datato, no? Però questo è l'ospedale di Spezia, quindi niente, vi chiederei di vederlo un po' con attenzione, siamo capiti, no? Pare che siano circa 4 milioni di lavoro, insomma. Vabbè, dopodiché se si finisce questa operazione qui si è fatto un miracolo, perché alla fine avrai due ospedali come si deve, Sant'Andrea e San Bartolomeo, perché si chiamerà così anche il nuovo, è una struttura nei due centri principali, un complesso di strutture di Palazzo della Salute, di una bella e grande a Sarzana e tre, Bergherina 24 maggio, l'ospedale militare a Spezia, e quindi completi un lavoro, diciamo, più Levanto, se si adesso parlavo di due centri principali, ma più Levanto. Va bene, insomma, però a parte questo particolare, mi raccomando di capire bene, quando è che viene questa ispezione? Ah, è uscito un attimo, fine aprile, quindi nelle prossime settimane, insomma. Ditelo un po' anche a Gian, perché poi, diciamo, struttura dipende da Poggi, no? Sì, 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 a Savona. Dico, dito un po' anche a Gian, so che c'è altre cose da fare. Poi se volete, magari durante quel periodo un po' più di vacanza, mi prendo un giorno. La vediamo un po', però è una cosa abbastanza preoccupante. Va bene, ci sono altre cose? Ah, se volete dico una cosa sulla conferenza di ieri. Il tema, infatti adesso l'ho messaggiato perché... Aspetta, una cosa ancora, ma avete visto ci sei in consiglio? Perché io sono... Invece devo andare, una cosa in conferenza. Ho cercato Castro, ma mi diceva che hai sentito il tuo nonno. Ha chiamato lui, sì. Si vede prima, però. Volta se mi ha chiamato lui, un minuto dopo, cambiato? Ah no, a Valle, sì. No, perché prima noi abbiamo... Abbiamo l'altra vicenda ancora. Sì, mi ha chiamato ieri sera De Vincenti e qualche parola mi ha detto che dopo il viaggio voleva fare un attimo. Sì, mi ha chiamato, non gli ho risposto perché non c'avevo il numero. Sì, no, dicevo quindi che martedì il consiglio lo farà Claudio, il consiglio c'è Claudio. Volevo fare. Ho interpretato bene il messaggio che mi ha mandato lì, quindi non mi sento anch'io, ma quindi. Fermati abbiamo... un secondo, sì, quindi sì, facciamo un attimo il punto. Io e Renzo siamo a Roma. Io sono anche il muro al mattino per questione di recita. Mi raccomando gli altri di esserci. Però possiamo per conto. Io ce l'ho, Claudia. Io, perché ieri abbiamo chiesto la convocazione di una conferenza unificata urgente per la questione dei profughi che potrebbe esserci martedì. Tra l'altro, ci sei in aula martedì? Pippo, ci sei tu? Giovanni? Renata? Sì. Ma noi non votiamo. Ragazzi, ma vogliamo vedere lo stesso. Se dopo 4 anni, come dire, mi
dici questa cosa qui. No, dico tanto. Sì, ma ci sono due problemi. Uno, diciamo, del numero legale, e l'altro di qualcuno che risponde all'iniziativa consigliare. Portandone sicuramente per vedere un po' di giunta. Vabbè, dai. Io ci sono. Qui ci credo. Allora, sono già altre aziende, ma sono un po' in anticipo. Volevo invece che Lorena ci raccontasse un attimo l'incontro fatto con le regioni e che mi dicesse un po' anche qual è la linea che abbiamo deciso la sezione di lunedì, visto che devo parlare. Sì, infatti sono preparato i compiti, ci sono tutti i documenti. Lo lascio. Sì, quello che abbiamo preparato sono i documenti approvati finora e c'è il testo della riforma del Senato con gli emendamenti che ieri sono stati approvati dalla conferenza delle regioni, quindi la nostra proposta, che sono parecchi emendamenti ovviamente che rendono, diciamo, più completa la legge dal nostro punto di vista, e quindi lunedì ci sarà ci hanno chiesto di mandare precisamente l'elenco delle persone che parteciperanno, perché c'è una sorta di accredito, e ieri bisognava decidere il tipo di quanti interventi fare. Io ho chiesto al Presidente la disponibilità sua, e quindi credo che sia stato inserito, cioè non c'è proprio un programma con gli interventi, però c'è l'accordo di fare due o tre interventi. Va bene, siamo noi tre. Va bene, io non ce la faccio, e il consiglio, io ho seguito l'altro giorno i Nupi, mi sembra che ci siano nutrita anche delegazione del consiglio, quindi forse i nostri 10. Pare che siano 7-8. 10-15, poi non so, un po' gli uffici so che vengo. Due. Dal consiglio non vengo. Sì, sì, l'hanno parlato. Quindi vabbè, c'è sono due degli uffici, uno per ente, diciamo, tra virgolette, giunta e consiglio. Consiglio è logico che siano di più, sì, perché sono anche di rappresentanza politica. Diciamo. Sono 7-8, credo, no? Sì. Quindi 8, 11, 13, 14. Stiamo nella regia che ce ne indica. Questo avviene lunedì, però, no? Allora, io non ho fatto le copie per tutti, chi è interessato magari, oppure probabilmente oggi c'è già anche sul sito della conferenza, perché è di facile lettura, nel senso che c'è il testo comparato, quindi insomma si riesce anche a leggere piuttosto rapidamente. E, invece il punto sulla programmazione europea è stato rinviato. A me c'è stata la discussione ancora una volta sulla questione appunto della spesa, della percentuale di spesa, dei dati che da parte di alcune regioni non sono ancora arrivati, quindi un po' di tensione su questo, però sul tema dell'atto di paternariato, diciamo, i contenuti, è stata rinviata la discussione, il primo motivo che non c'era la Marini, che è il presidente che ha coordinato i lavori, ma anche perché poi ieri in effetti tra questo argomento e gli altri poi ieri rischiava di essere un po' compresso. Lì è entro Pasqua che devono rispondere all'Unione Europea, quindi sì, infatti ci sarà una straordinaria al momento fa c'erano un certo chiamato di mercoledì, sì, c'è questo principe, mi ha detto mercoledì. Ma perché può darsi che se ne facciano anche una sulla sanità, una, perché ci sono un sacco di cose. Se c'è la sanità, Claudio ci deve stare, sperando che non sia martedì, se non va lì. E invece quella dei fondi europei tu ci devi stare, insomma. Poi magari di chiamare Boffa di spiegare la situazione. Alcune questioni, io la lettera. No, dico di interloquire con Boffa e spiegare che diverse assenze sono legate alle riunioni umane, legate a vicende, quindi non possiamo decidere da noi. Cioè, la riforma del Senato, la Piaggio, la sanità, i fondi europei, quella che ci siamo. Questa cosa dell'emergenza, anche perché non avrei nessuno cui farmi. Sì, tenete presente che poi è chiaro che sono un po' accolto gli argomenti, gli altri che usano tutti. Questo qui è quello che userà di più, ormai è chiaro. No? Vabbè, è stato di mancando anche parecchi consigli, si poteva anche magari. Ma lunedì la cosa è stata delle regioni.
che poi si somma con queste conferenze straordinarie. No, fosse stato consiglio martedì, ha fatto martedì seminario. No, noi manchiamo martedì, non per la vicina santa della regione, molti di noi mancano, potrebbero mancare per riunioni di tipo diverso. Viaggio, profughi, fondi europei, eccetera. Va bene, sono arrivate le aziende, se non c'è altro possiamo entrare, se no dite come facciamo. La cosa è dopo le aziende, speriamo 5 minuti, 10 minuti anche il trasporto, lo sanitario. Allora, facciamo un attimo il punto. Ora vediamo le aziende, cerchiamo di comprendere questa roba in 20 minuti. Poi facciamo 10 minuti, diciamo ancora, di giunta, come dire, su cose nominative di cui ci deve parlare Claudio. Oggi sono in tanti, sì, sì, sono di posto. Poi c'è la conferenza stampa in cui presentiamo una cosa... Abbiamo detto di l'azienda e va bene. Poi c'è una cosa di infrastrutture e una di edilizia pubblica, no? Giusto, davanti. Due. E poi le delibere di oggi saranno queste qui dell'alluvione solita, no? Va bene. Allora, se li volete, li facciamo accomodare. Se mi spostato un attimo verso Giovanni e Pippi, in qualche posto, insomma, perché loro sono, stavolta sono stati. Qualcuno gliel'aveva detto, sì. Boh. Buongiorno. 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 Come va? Sono in questi tre posti, nell'ordine che volete. Allora, buongiorno, tanto grazie. Noi abbiamo da gennaio, come dire, questo ultimo anno di mandato, trovato una pratica che è molto istruttiva, almeno. Che è quella di incontrare, diciamo, tipicamente un'azienda. Oggi sono terme che fanno parte in qualche modo di un raggruppamento. E le regole con cui svolgiamo questi brevi incontri sono una comunicazione vostra, insomma, che deve essere anche un pochino più breve per il fatto che sono tre, e che si fa in streaming con tutte le riunioni di giunta, lo dico perché c'è stato una volta un piccolo problema. E quindi non è che la segue molta gente, ma poi va a finire sul sito. E poi c'è un incontro con la stampa in cui, oltre a presentare le delibere approvate in giunta, chiediamo ai soggetti di fare appunto una breve presentazione alla stampa dell'attività. Dicevo prima ai colleghi che le tre aziende che sono qui oggi. In più va sul sito, la scheda. In più va sul sito, che c'è già. Sono tre aziende, diciamo, del campo informatico che danno lavoro a 520 persone, se ho letto bene, sostanzialmente tutte a Genova, insomma. Mi pare che siano tutte a Genova, no? Tutte già verde, assolutamente. E forse una realtà non notissima, insomma, anzi, rispetto a quelli di cui si parla di più, che hanno numeri di dipendenti poi simili, diciamo, assai poco note, no? Penso che sono io a Siemens, no? Sono numeri comparabili a Siemens. No? Tutto questo nell'anno in cui, col consueto come slittamento, si fanno i programmi di utilizzo dei fondi europei, e quindi sono informazioni molto utili per noi, sia per impostare il lavoro sui fondi legati alla formazione, l'FSE di cui si occupa in particolare, sia di quelli, diciamo, del FES, quelli per investimenti alle imprese e così via, di cui c'è il professor Guccinelli,
capita una programmazione in un momento strano, perché programmi fuori una giunta che finisce un lavoro, ma i tempi europei sono sempre 7-7-7, capitano come capitano. E quindi per noi acquisire queste informazioni da voi è molto importante in questo momento. Insomma, ne abbiamo già sentite una ventina. Forse. Lo dico subito. Allora, sono 17 imprese. Non è una regione, diciamo, chiaro che sono regioni che hanno una presenza più forte. No, penso che anche conoscere meglio sia utile per fare le politiche utili anche alla nostra paese. Ecco, adesso nell'ordine che ricevete è importante. Andiamo così come siete messi. Dunque, tanto Presidente, noi ringraziamo per l'opportunità che ci ha dato di rappresentare un pochino chi siamo e ringraziamo anche l'assessore Buccinelli con cui lei sa abbiamo in essere già una serie di considerazioni. Allora, vediamo un attimino chi siamo, no? Allora, noi siamo Softeco, Selesoft e Celesta, che sono tutte e tre aziende che nascono a Genova, radicate nel territorio e che sono posizionate su componenti tecnologiche tra di loro complementari. Come ha detto il Presidente, annoveriamo circa 520 persone, per la precisione credo che oggi siano 123, perché tutto sommato in controtendenza riusciamo ad alimentare una costante crescita attraverso l'inserimento di giovani laureati nell'ambito delle nostre strutture. Le aziende traggono origine da un nucleo storico, che è il nucleo storico che nasce intorno a Softeco Sismat. Softeco Sismat, all'inizio Sismat, era una piccola società che lavorava nel campo della software engineering, che aveva mutuato dalla relazione con i grandi gruppi industriali che avevamo in Italia delle competenze importanti nell'ambito dell'automazione per il controllo di processo, nel campo di information technology e nell'ambito delle soluzioni mission critical. Softeco Sismat dimensionalmente vanta circa 253-254 risorse e ha storicamente ho operato con una certa integrazione con quelle che erano le grandi aziende del contesto ligure. Purtroppo noi abbiamo assistito a un progressivo processo di deindustrializzazione. Questo processo di deindustrializzazione ha favorito in un qualche modo la crescita e il consolidamento di competenze al nostro interno. Noi che eravamo dei piccoli fornitori delle grandi aziende, perché la realtà è quella, no? Genova aveva Assaggio, Elsa Control, Elsa Baby, Elsa, tutta una serie di realtà importanti, nel bene e nel male, progressivamente hanno ridotto il loro impegno. E noi, voglio dire, abbiamo tentato di trasformarci da quelli che piccolini lavoravano per conto terzi a quelli che volevano acquisire una propria proposizione indipendente. Da questa proposizione, che si è tradotta in alcune relazioni importanti, abbiamo il difetto di avere un profilo basso, no? Come tutti i liguri, no? Ma forse mantenere un profilo basso consente anche gradualmente di crescere, no? Abbiamo consolidato delle competenze importanti in aree che sono segnatamente il mondo dell'energia, che è il mondo storico in cui noi siamo, dove peraltro abbiamo delle relazioni con l'Università di Genova, nella figura del professor Massucco, con cui abbiamo realizzato dei progetti interessanti afferenti all'efficienza energetica, ma nel mondo dell'energia noi copriamo la filiera completa, quindi partendo dalle reti di distribuzione fino alle reti di trasporto. Poi l'ingegnere Ugo Moretto, che è il fondatore, ebbe l'intuizione, no? Perché le aziende per crescere hanno bisogno di finanza e una crescita organica difficilmente riesce a essere supportata se uno vuole fare dei salti importanti in assenza di qualcuno che riesca a sostenerti. E quindi Softeco Sismat fu acquisita da un fondo di investimenti, che è il fondo GUEM, un fondo di private equity, un fondo piccolino, però dietro al quale ci sono un certo numero di privati imprenditori, il cui obiettivo sarebbe investire in eccellenze. Poi non è sempre detto che ci siano riusciti, ma nella media direi che, per quello che vale il mio giudizio, ci sono riusciti. E quindi Ugo promosse. Genovesi anche loro. Come? Genovesi anche loro, assolutamente sì, nel senso che Filippino, uno dei soci, è un altro genovese. Quindi ci troviamo in una società dove abbiamo tre aziende genovesi, gestite da tre manager genovesi,
Fugue, fondatore e presidente, ma mi è anche l'amministratore delegato di Celesta e io sono l'amministratore delegato di Celesoft. Ebbene, quindi acquisiti da questo fondo controllava anche Celesta. Celesta è un'altra azienda storica, no? È un'azienda che opera nel campo della sicurezza, tutti i sistemi di controllo accessi, rilevazione presenze, e anche Celesta ha una sua importanza, un suo radicamento nel territorio, perché al di là di essere il leader italiano nel campo dei sistemi di controllo accessi, mantiene al proprio interno una componente manifatturiera che nel caso specifico è considerato elemento distintivo. Molti associano i sistemi di accesso al tema della sicurezza, quindi in alcuni casi il fatto di avere un soggetto italiano che produce in Italia e che progetta in Italia è un valore. Quando Moretto promosse l'acquisizione della propria di Softeco da parte del fondo, diciamo, intuì correttamente che il mercato oggi non chiede più la singola verticalizzazione della competenza, ma richiede soggetti che siano in condizione di fornire soluzioni. E nel bene e nel male oggi la pluralità delle soluzioni del mondo ICT, perché ormai oggi parliamo di ICT, comportano la necessità di una competenza nelle telecomunicazioni. Quindi Ugo fu la persona che promosse, cosa che voi sapete, l'acquisizione da parte del fondo di Sales, della divisione broadband di Alcatel, no? Per fare che cosa? Per portare all'interno del gruppo le competenze nelle telecomunicazioni. Per dirla tutta, magari voi non potete dirla così brutalmente, Alcatel aprì qui 10 anni fa, 9 anni fa, e avrebbe chiuso, insomma, no? Esatto, si potrebbe chiudere. E quindi questa, no? questa acquisizione ha impedito che si disperdesse. Cioè, 32 persone che venivano messe in casa. Quindi diciamo, è successo un fenomeno inverso a quello più tipico, no? I grandi multinazionali che vengono ad acquisire aziende locali, Porsche, Siemens. In questo caso è un gruppo locale che assorbe, diciamo, un nucleo importante, di 32 tecnici. No, io sono orgoglioso di che però sarebbero stati, come dire, messi sulla strada, magari lo trovato anche da fare, insomma, magari non a Genova. Sì, comunque è stata smembrata questa competenza che sì, noi abbiamo preso. Sono rimasti fisicamente dove erano o sono venuti da voi? Adesso sono al 13° piano del VTC, abbiamo fatto trasferito così almeno. Trasferiti, perché loro erano lì, li avevo visitati, erano alla Fiumara. Sì, erano alla Fiumara, sì, siamo stati a Fiumara. A marzo. Un anno. Sì, le tre aziende adesso sono sì, tutte le tutte, tutte al VTC. VTC Celeste è a fronte. Diciamo che siete lì nel complesso. Esatto. Diciamo. Sì. No, ma quello che dicevo è assolutamente vero, nel senso che questo era un polo fortissimo, con delle competenze importanti nel campo delle telecomunicazioni, no? Perché loro dominano pienamente tutte le tecnologie ottiche di trasporto, no? E quindi era un valore che, voglio dire, comunque fosse andato disperso, era una perdita, no? Perché era stato creato questo polo di eccellenza, che è quello dal quale sono uscite le ultime tecnologie ottiche di trasporto che Alcatel ha venduto nel mondo. Poi Alcatel sbagliò strategia decidendo di portarsi sul mondo IP, no? E purtroppo l'acquisizione di Metra non gli giocò bene. Però, diciamo, dal nostro punto di vista, comunque questa acquisizione, che comunque ha salvaguardato occupazione localmente, ha salvaguardato anche delle competenze, era complementare con la competenza IT, no? E quindi, diciamo, è il tassellino su cui si poteva sviluppare un progetto più complesso. Allora, noi abbiamo detto, siccome alla fine delle fili il mercato chiede soluzioni, avendo la componente IT e la componente TLC, vediamo di combinare le cose, vediamo di integrarle, per porci rispetto al mercato come un soggetto che riesce a proporsi ai morsetti, quindi fornendo soluzioni che spaziano dall'information technology come capacità di dominare processi attraverso lo sviluppo di soluzioni software complesse con la componente telecomunicazioni. Ecco, io qui apro una parentesi, no? Perché è importante, quando noi pensiamo al mondo delle telecomunicazioni e della comunicazione, oggi ormai le telecomunicazioni e la comunicazione sono pervasive. Cioè, io ritengo che la trasformazione della società in cui viviamo sia fortemente condizionata o influenzata dalla capacità di sviluppare
infrastrutture che abilitino servizi, no? Quindi oggi non basta più avere lo specialista nel processo, ma bisogna avere lo specialista che riesce a calare l'applicazione su delle infrastrutture. Allora, quando abbiamo realizzato questo fatto con Ugo Moretto e Marco Miniacco, abbiamo pensato di focalizzarci, no, sulla creazione di un nuovo soggetto che fosse in condizione di dare delle soluzioni sia sulla componente applicativa, quindi indirizzare alcune aree, tra cui abbiamo parlato dell'energia, possiamo parlare dell'informobilità, delle grandi infrastrutture, dei trasporti, sia sulla componente comunicazione, dove però dovevamo coprire l'intera filiera. Quindi cosa abbiamo fatto? A fianco rispetto a queste aziende storiche importanti nostre, quindi Salesforce, Sorteco e Celesta, abbiamo affiancato un paio di piccole realtà di nicchia, però eccellenti, per poter comprire anche che cose? Il campo dell'IT, quindi tutto il mondo dell'IT, tutte le reti IT, e il campo delle reti di nuova generazione. Quindi al nostro interno abbiamo nel mondo delle comunicazioni anche fortissime competenze nel campo dell'ingegneria delle reti IT, dove reti IT intendiamo indoor, outdoor, wireless, wired, e nel campo delle reti di nuova generazione. Reti di nuova generazione, parliamo dei temi legati alla larga banda, no? Che in qualche modo dovrebbe trovare una sua migliore declinazione, il passaggio dall'FTTC all'FTTH, quindi voglio dire il progressivo passaggio all'utilizzo di reti in fibre ottiche che abilitino nuovi servizi. E tutte queste competenze noi le abbiamo al nostro interno. La cabina di regia è nostra, cioè nostra nel senso che siamo delle aziende liguri, l'integrazione tra le nostre aziende è forte, cioè nel senso che gestiamo queste cose in maniera unitaria e quindi quando, devo dire onestamente, ci presentiamo sul mercato incominciamo a essere credibili. Purtroppo in Italia piccolo e bello non funziona, no? Cioè è necessario dare delle competenze, è necessario avere anche una dimensione, quindi noi abbiamo sviluppato questo progetto industriale per poter interfacciare dei clienti, diciamo, che richiedano soluzioni, progetti di una certa complessità che integrassero tutte le competenze di cui abbiamo parlato. Devo dire che questa cosa ha dato alcuni risultati, no? Perché questo soggetto che non esisteva, no? E quindi dove ognuno forniva in maniera nobile il suo pezzettino, ci ha consentito di entrare in Telecom Italia, acquisendo delle commesse importanti nel campo dell'efficienza energetica e dell'interoperabilità. Mi sono dimenticato di dire una cosa su cui poi ritorno per un attimo, ci ha consentito di entrare in Poste Italiane, abbiamo acquisito in competizione con soggetti ben più importanti di noi, diciamo, un'importante commessa legata alla gestione dell'acquisto dell'energia al mercato libero. Ci ha consentito di sviluppare una relazione con Italtel, altra azienda italiana che ha dei problemi ma che fa parte della storia delle telecomunicazioni. Ci ha consentito, lo dico da ultimo ma non meno importante, di sviluppare per effetto di alcune competenze peculiari che abbiamo nell'ambito dei sistemi di controllo delle reti di trasporto, una relazione forte con Toshiba. Voi sapete che Toshiba, diciamo, potrebbe rivestire un aspetto importante per quello che può rappresentare uno sviluppo. Un po' di lavoro cominciò a darlo, dai. No, però nel caso non nostro. Non so se farà un insediamento, ma un po' di lavoro. Ma nel caso nostro è stato. Tanto, poco, medio? Beh, a noi è importante perché ora noi siamo riusciti a portare a casa una commessa diretta con Toshiba che per noi vale 750.000 euro, ma soprattutto la cosa interessante è che abbiamo portato a casa la commessa legata alla progettazione del sistema di controllo, e ora stiamo discutendo delle telecomunicazioni, del sistema HVDC che interconnette l'Italia al Montenegro. Quindi il più grande progetto HVDC che Terna abbia mai realizzato. La cosa più grossa oggi, che ha fatto Terna è il motivo per cui loro pensano anche eventualmente a un grosso investimento. Perché molta di questa roba che loro utilizzano però viene dal Giappone. Stanno valutando se farsene un po' qua. Beh, io ho capito che loro dovrebbero realizzare un investimento industriale, spero, abbastanza importante. Hanno un problema perché discutiamo con loro da tanto tempo, prima non sono entrato solo buono. Spiegato, magari.
comunque che noi tentiamo di realizzare integrazione con loro, penso che sia positivo, perché noi stiamo sfruttando il fatto che loro hanno delle forti competenze sul componente, no? Ma la competenza sistemistica per loro era mancante, no? Cioè, quindi era come uno che... No, ma è una cosa che io apprendo adesso, che un scenario evidentemente sapevo già, dimostra che una certa filiera si sta sviluppando attorno a Toshiba, sì. Perché anche Valbormida, in tutt'altro settore, tre stampi, sta facendo un po' di decentramento, lì siamo a cosa manifatturiera, no? Cosa che si fa con le mani, non cosa ben importante. Poco. No, dico manifattura, no? Quindi evidentemente loro cominciano ad avere una rete di fornitori locali, che naturalmente è molto importante. Insomma, se poi facessero anche la fabbrica... Però loro pagano un problema serio, non so. Non vorrei che fossero timidi, non lo dicessero. Sono in una fase, come si diceva l'altro giorno, che crescono, fanno forniture sempre più importanti, hanno clienti sempre più significativi, c'è un tempo di ritorno dei pagamenti da questi clienti. Questo è stato analisi. Ecco, quello che rischiano di morire, adesso dico per assurdo, ma per il fatto che crescono diventano più forti e competitivi. Ringrazio l'assessore, perché il problema è grosso. Che poi pagano con grave ritardo. No, pagano con grave ritardo. Un anno e tre mesi, un anno e quattro mesi, sono troppo. Anche le migliori aziende a cui possiamo pensare, anche locali, qualche volta ci prendono delle difficoltà. Io a volte ho proprio dei problemi nel riuscire a limitare la crescita, perché assumiamo persone, gli stipendi dobbiamo pagarli tutti i mesi, no? È così, è un sistema creditizio che non compagna in maniera adeguata aziende come queste, che sono potenzialmente in positivo, in crescita, hanno un mercato, hanno competenze. Sì, quindi questo vedi vuol dire che non c'è solamente un problema di credito da PA, cioè anche tra privati e privati. No? Certo, assoluto, anzi noi oggi sfortunatamente, perché ritengo che il mondo della PA sia una delle aree che dovrebbe dare delle opportunità importanti, no? Cioè in questo momento noi stiamo valutando come posizionarci, tra l'altro ne abbiamo parlato giusto. Ma voi state crescendo fino a... Sì, assolutamente. L'anno scorso abbiamo assunto 15 persone. Però, ripeto, però noi siamo cresciuti sempre da quando ci siete. Da quando ci siamo, dall'82 io ero in Sisma, Tenata, ero io, siamo arrivati a 250. Tranne i periodi tipo dal 94, se si ricorda, il periodo di Tangentopoli, eravamo 60 persone, siamo rimasti in 57. Però nel 95-96 abbiamo ripreso le società che erano andate male, quindi abbiamo fatto un salto di crescita. È un po' il nostro stato. Quindi diciamo i 5 eventi nei prossimi anni probabilmente potrebbero anche crescere. Ma sicuramente, noi già in questi primi mesi siamo assolutamente determinati a crescere, ci sono tutte le premesse per farlo, perché non abbiamo limiti in termini di competenze, dico onestamente, no? In realtà Liguri, nata a Genova, livello di scolarizzazione elevato, 85% di laureati, ci stanno le competenze. Esiste un mercato che chiede soluzioni complesse, noi traguardiamo soluzioni complesse. Esistono oggi delle condizioni che favoriscono l'accesso di giovani. Il nostro problema può essere riuscire a supportare la crescita con la capacità di generazione di cassa dalle commesse che portiamo a casa. Vi faccio un esempio. Solo che se poi non ti paga. Se non ti paga è un problema, no? Perché per dire Toshiba up front contratto 750.000 euro, poi 10% all'ordine, 10% alle specifiche e resto al delivery. Sì, però, c'è un altro discorso però, gioco, no? Toshiba ne aveva iniziato a lavorare a luglio, l'ordine ci è arrivato 20 giorni fa. Abbiamo firmato il verbale di aggiudicazione il 23 di dicembre, sì. Poi l'ordine formale che ci ha consentito di dar luogo alla prima fattura è arrivato un mese fa. Quindi, no. Cioè, noi, poi magari si pagano velocemente, ma abbiamo già 6 mesi di lavoro fatto. Però anche in questo ci vorrebbe un sistema del credito. Questo vale su tanti clienti. Vabbè, io penso che insomma, i segnali potrebbero provare a fare un po' di lavoro. Insomma. Adesso voi sapete che insomma, la principale banca di questa regione è stata in un momento assai complicato. Poi le conseguenze di questi aumenti complicati da parte dei lavoratori che diminuiranno e le imprese che avranno più difficoltà a accedere al credito. Credo che abbiate capito che la banca
per la dimensione che ha raggiunto, l'intervento ha fatto positivo, è entrata sotto la lente di BCE, e quindi in questo momento ci sono 80-90 persone là dentro che stanno controllando i fondi della banca, che in parte vengono da Roma, in parte vengono da Roma. E quindi gli studi di credito che devono, come dire, sono entrati in questa fascia alta, che sono 15, non sono 18, ancora così, sono meno di 20. Devono sottoporsi a controlli molto rigorosi, in più evidentemente quello che prima c'era, e quindi siamo in questa fase qui. Comunque lavorerci un po', poi voi lavorerete con altre banche. Sì. Ora, però è oggettivamente questo forse il problema, cioè, è assurdo, più grosso, perché di questa natura le potenzialità. Comunque noi ci siamo occupati qualche volta di intermediazione, tra banche e imprese, qualche volta con qualche successo, mi ricordo quell'impresa di incendio, come si chiama, quella di Carasco, cioè, nel senso che abbiamo fatto presente che sono imprese che avevano difficoltà temporanee per caso di incendio, insomma, che avevano buone condizioni di mercato, e ci fu anche una certa attenzione, insomma, se magari ci indicate un po' i soldi con cui lavorate di più, possiamo provare con un credito e prendere molto lezioni qui, con Intesa, con Cassa, insomma, possiamo provare un po'. E poi lavoro un attimo che conto Shiba, dovrebbe venire Nishida, credo che si chiami il presidente, a fine mese, cerco un po' di capire se è confermata, perché loro hanno due vertici mondiali, diciamo, il CEO e il CERN, più o meno. Il CEO è Sasaki, l'ho conosciuto, siamo andati insieme da Monti un anno e un po' fa, 15 mesi fa. Adesso verrebbe l'altro vertice, un pochino meno operativo, però anche più rappresentativo. Sono sicuro che si chiami Nishida, mi sembra di sì. E loro hanno detto una grande importanza a questa visita che dovrebbe fare alla sede genovese. Comunque, se è vero che fanno quell'investimento, io spero che sia vero, diventa una Roma da 200 persone a regime, insomma. Non solo, ma poi c'è un impatto che vede. Il fatto che è importante che nel mercato specifico in questo momento sono venute a mancare delle alternative, no? Perché tutto il mondo elettrico gira intorno a Siemens ABB. Questo ha portato a una cristallizzazione degli investimenti e dei limiti da parte diciamo, della grande committenza, perché quando in un mercato si crea un certo livello di monopolio diventa critico. Nello specifico devo dire, onestamente, poi io nasco nel mondo dell'energia, quindi su un pochino al di là della nostra tradizione che va a Genova, però Toshiba ha effettivamente dei prodotti importanti, no? Ha fatto delle acquisizioni importanti, per dire, siamo comprati l'Andi, Sengir, no? Hanno però, diciamo, delle aree di competenza che non sono proprie. Allora, l'effetto è combinato, no? Perché noi ci stiamo candidando come Toshiba per diventare il loro partner tecnologico, e attraverso l'Italia stiamo utilizzando anche altre opportunità. Loro recentemente hanno acquisito dei contratti importanti in Algeria. Cioè, io stavo per dire, loro sono molto forti anche sul mondo arabo. Esatto, sono forti nel mondo arabo, e d'altro canto sono forti in quei paesi in via di sviluppo, no? Dove la componente infrastrutturale diventa dominante dal punto di vista degli investimenti. Noi siamo quelli che riusciamo a rendere. In questo momento loro le cose più importanti sono questo collegamento con il Montenegro e poi una serie di contatti col mondo arabo, di cui l'Algeria la punta. Sì, hanno portato a casa questo contratto per 124 milioni di dollari, che è un bel contratto, ma per dire, la scorsa settimana ci hanno fatto avere un paio di proposte per sistemi di telecontrollo, di pipeline, che sono cose importanti. Allora, questo vuol dire che noi stiamo qualificando i prodotti che vengono progettati a Genova, che vengono sviluppati a Genova, come elemento, anche la componente prodotto, no, che realizza l'automazione dei prodotti. Va bene, torniamoci qui. Mi pare che i messaggi sono due. Rapporto col mondo bancario non è nuovo, e rapporto, diciamo, con alcune filiere produttive che invece io non conoscevo. Però la cosa interessante rispetto a tanti vostri colleghi che sono venuti qui è che, mentre abbiamo sentito un elenco di imprese che lavorano solo per l'estero, voi lavorate molto per imprese del territorio. Certo. E l'altra cosa che non aumenta, Claudio,
trovano il personale alle armi. Ci sono aziende che ricordo che segnalavano, infatti ho chiesto l'altro giorno, non sono venuti da me. Sì, questa è l'altra differenza. Sono fortunati oppure gli altri usano l'argomento perché poi non vogliono più che tanto assumere. Io devo dire sinceramente che non abbiamo questo problema. I vostri clienti sono tutti del territorio o li avete lavorato anche per l'estero? Il nostro obiettivo è andare all'estero, ma oggi sono tutti del territorio, data la dimensione delle aziende da soli, ma soprattutto sa cos'è che esportare la singola competenza non funziona, esportare la soluzione sì. Allora, io sto tentando, si cresce un po', poi uno si cresce, si presenta con la dimensione, quando noi diciamo che comunque abbiamo grosso modo 550 persone, rappresentiamo 32-33 milioni di euro di fatturato, non siamo dipendenti da tecnologie di terzi, siamo capaci di progettare tecnologia proprietaria, non abbiamo limiti per quanto concerne l'esportazione dei nostri prodotti, che è cercare il punto di forza, garantiamo la qualità sulla catena, questo aiuta. No? Va bene. Sì, scusa, no, ho tolto 45, 50 milioni quando solo sostegno più serio. Sì, ho fatto solo sostegno più serio, sotto più celeste siamo quasi 50, quindi non facciamo verifica. Non so no, ma no, beh, però se mi dimentico 15 milioni è grave. Io penso che siano state informazioni utili, di cui vi ringraziamo molto e come sempre facciamo in questi casi, poi cerchiamo di dare seguito sia su banche, sia sul corso, vuol dire, delle aziende di cui voi siete fornitori. In particolare vorrei che facessimo un po' il punto su Toshiba, mettiamola su per la prima fila, perché se davvero si radicano penso che diventi una realtà molto... Il gruppo ha 120.000 dipendenti. Siccome parliamo sempre di cose che muoiono, parlare di una cosa che nasce, che cresce, sarebbe anche abbastanza... Ecco, tra l'altro, scusa, se davvero facessero l'investimento, bisogna metterla in vista di quelle che vengono. Però il giorno che firmo l'ho contratto. Mi accennava l'assessore qualche... è stato molto tormentato. Non è va bene, dai. Allora ti pregherei di accompagnare, noi vi raggiungiamo tra 5 minuti e ci vediamo di là. Grazie. Abbiamo ancora da sviluppare un punto in giunta, viene il segretario. Arrivederci. Comunque se vuoi per i 10 minuti facciamo Galliera adesso. Allora, sì, dobbiamo togliere. Si è ben finito, sì. Qualcuno può dirlo?